buonasera a tutti quanti. Grazie. Allora, siamo qui questa sera in questo, diciamo così, santuario dell'arte, perché solo per voi mi esibirò in una cosa molto particolare. Adesso eseguirò un brano con una chitarra, però attenzione, perché questo brano verrà eseguito con una chitarra completamente scordata. Quindi attenzione, perché adesso inizieremo questo pezzo musicale di Bene, allora dunque, stavo dicendo, adesso eseguirò questo pezzo. Cosa vuoi? Va bene, ma adesso devo andare avanti, dobbiamo eseguire il pezzo. Quindi per favore, scusami, Va benissimo, adesso gentilmente. Voglio fare qualcosa pure io! No, è un pezzo. Scusami. Va bene, non puoi fare niente, è un momento mio, questo mi devo esibire, quindi per favore, grazie, ci vediamo più tardi. Voglio fare qualcosa pure io! Sì! Voglio fare qualcosa pure io! Bene! E che posso fare? Niente, non puoi fare niente, perché... Voglio fare qualcosa pure io! Va bene, ho capito. Va bene, allora facciamo così. Inizia, tanto vai a prendere la chitarra, vai. Vado a prendere la chitarra? Sì, vai a prendere la chitarra e scordala. Allora, dunque, dicevo, l'esibizione di questo brano musicale. Vai a prendere la chitarra. Vado a prendere la chitarra. Vai a prendere la chitarra e scordala. Allora dunque, questo brano, dicevo, ha una tonalità molto particolare, in quanto non sarà una normale esecuzione di un brano con... Dov'è la chitarra? Prendi la chitarra. Vado a prendere la chitarra. E scordala. E poi che non capisci. Se vado a prendere la chitarra e poi la devo scordare, che vuole di sparmi energia? No! Non nel senso di scordare. La devo scordare. Non in quel senso, ma nel senso di scordare. Non possiamo fare in altro modo. Vado a prenderla io. Va a pigliare la chitarra. Tu intanto intrattieni il pubblico e tienilo concentrato. Va a pigliare la chitarra, non te la ascoltare. Mi tengo concentrato. Come va? Allora dai, iniziamo, tu facci sentire un paio di pezzi. Sì, vai. Tendi è poesia. Tendi una poesia. Quanto affetto maggiore con il madone. Facciamo così, guarda, non prendere iniziative, accompagnami. E dove andiamo? Andiamo al bar, è finita la serata, cioè... No! Accompagnami con la chitarra! E dal bar riconosci qua, se la prendono! Andiamo via, se la porto con me! No! Lasciamo perdere! Forza, vai in là! Vai in là! Vai in là! Vincenzo! Dove sei? E sto facendo anche da uno studio! Lascia perdere in là, d'accordo, vai così, andiamo in quattro! Che siete belle signorine, dove sono questi pensieri? Ma no!
4, nel senso 4 quarti. Quelle 1 4 4, dove se non rispondere. No! Un tempo! Adesso è 1 6 6, infatti. Sei tu. Forza! Toccami! Non esiste proprio. Ho detto toccami! Non esiste proprio. Vincenzo, toccami! Ma fai schifo! Toccami! Oh! Allora! Ho toccato il re bemolle! Forza, cambiamo, che adesso a perdere! Dicevo, il mi, forza! Sulla chiesa, ecco, prendi l'accordo! Anulare, usciamo? Non usciamo, l'accordo. Non l'accordo anulare, l'accordo con la chitarra! Ah, con la chitarra! Stiamo a sentire! Io ora faccio con la mano così, tu emetti il suono, non prima, non dopo, ma durante! Ha capito! Basta! Non hai capito? Niente! Facciamo così, guarda, facciamo così. Io canto, ok? Tu suoni, magari io canto, va bene? Facciamo una canzone famosa che sicuramente non lo so. Va bene. Se avesse fatta nata, il che ha fatto a me, quest'om s'avesse accisa. Tempo sapere perché ingoppa sta terra, per me ne come a te, non c'è mai stato un uomo onesto come a me. Femmina, continuo io, mia dolce cara amica, su da mirato. Femmina, sono sempre il tuo pazzo, sono prendi questo pazzo di delicati fiori. Femmina, c'è un uomo che ti prega, su fammi questa serata e riempila d'amore. Femmina, tu cerchi i miei milioni. Fiori che illuminano il cuore. Tu sei una grande femmina. Ti voglio bene, Todd. Vado con riga, schiavo.